in collaborazione con Antica Cantina, l'osteria delle donne, Piano B, snack e coffee, orvietosi.it, il quotidiano di Orvieto e dell'Orvietano. Antica Cantina, l'osteria delle donne, si trova in pieno centro storico, a due passi dal Duomo. È un'osteria dove troverete un ambiente intimo e accogliente. Gestita da sole donne con la filosofia del come fatto in casa, l'antica cantina propone una cucina che utilizza materie prime freschissime e dispone di un'accurata selezione di piatti senza glutine, vegetariani e vegani. Sebbene non sempre i figli emulino le professioni e le passioni dei padri, per la famiglia Bizzarri, che ha annoverato ben 4 archeologi, le cose viceversa sono andate proprio così. L'ultimo archeologo in ordine di tempo, infatti, è stato Claudio, che ha seguito nella professione il bisnonno, il nonno e il padre Mario. Proprio a quest'ultimo è stata dedicata la mostra fotografica inaugurata sabato 27 settembre ad Orvieto nei locali della Fondazione Claudio Faina. La mostra è corredata da scritti, disegni e oggetti personali di un uomo e di uno studioso che, come recita il sottotitolo della mostra stessa, ha vissuto fuori dagli schemi. Sentiamo alcune testimonianze di chi lo ha conosciuto, vuoi per motivi di lavoro o di studio o familiari. Dal 27 settembre all'11 gennaio 2015 si tiene qui all'interno del Museo Claudio Faina di Orvieto una mostra al di fuori degli schemi. Sì, al di fuori degli schemi, soprattutto per la figura su cui la mostra stessa si incentra, che nel caso specifico è una persona che per quello che riguarda Orvieto ha dato moltissimo, che per quello che riguarda la ricerca scientifica dovrebbe dato moltissimo, ma che noi abbiamo voluto in qualche maniera celebrare anche come persona. Stiamo parlando di Mario Bizzarri, che ovviamente era mio padre. Siamo con Claudio Bizzarri, per l'appunto. Archeologo il papà e archeologo anche il figlio. Come nasce questa passione per l'archeologia? In papà prima e in te dopo? In papà prima è facile, nel senso che suo padre era sovrintendente. E nella figura del bisnonno è facile perché lavorava per la sovrintendenza dei monumenti, quindi diciamo che erano loro già 3 generazioni di archeologi. Quindi il DNA conta? Il DNA conta. E poi in te invece? In me, l'aver, in qualche maniera passivamente, fra virgolette, subito, ma in maniera del tutto molto piacevole, tutto un ambiente appunto che per quello che riguarda l'archeologia classica era a casa, ovviamente, ed aver passato buona parte della mia gioventù, per esempio, nella necropoli Crocifisso del Tufo, di cui la mostra parla abbondantemente. Questo spiega anche molte cose, fra l'altro. Parliamo un po' della mostra. Quali sono i contenuti della mostra? Sono fotografie che raccontano cosa? Sono oggetti e fotografie che raccontano appunto questa figura di un archeologo che si è voluto, non voglio dire distinguere, perché non è che l'ha fatto in maniera conscia, si è distinto sia per l'impegno appunto di carattere scientifico, ma soprattutto per l'impegno di carattere morale nei confronti di quelli che poi alla resa dei conti sono i fruitori ed i possessori ultimi del bene archeologico sul quale si lavora, e cioè i cittadini. Senti, qual è la cosa che spinge un archeologo a fare ricerca quando non trova nulla? Perché quando trova va tutto bene, ma quando non trova nulla, cosa che ti spinge a continuare a ricercare? E allora, dal punto di vista dell'approccio moderno dell'archeologia, utilizzando una frase che è cara ad una new archeology appunto di matrice anglosassone, no data, it's data. Cioè, anche se non troviamo niente, qualcosa significa. Vuol dire che l'assenza di dati archeologici in determinato sito ha la sua importanza per la ricostruzione delle vicende storiche di un'area vasta. Senti, qual è il ricordo più bello che conservi di papà legato all'archeologia, ovviamente, al tuo lavoro? Dunque, è un po' difficile perché purtroppo mio padre è venuto a mancare quando io avevo 10 anni, neanche forse. Quindi la memoria è leggermente offuscata. Però quello che io ricordo è quando mi veniva concesso, durante la campagna di scavo a Crocifisso del Tufo, di passare le notti con lui in tenda, perché era il tipo di archeologo che non lasciava il sito, anche se ovviamente abitava ad Orvieto. Lui, quando c'era la campagna archeologica in corso, dormiva
in tende e in necropoli. Dottoressa Laura Bonomi Ponzi, lei da archeologa ha conosciuto personalmente Mario Bizzarri. Allora, cosa ricorda di Mario, soprattutto come uomo? Perché come archeologo è un grande, lo testimoniano proprio, lo testimonia la mostra che oggi andiamo a inaugurare. Ma come uomo, cosa ricorda? Ma dunque, io ho conosciuto Mario Bizzarri nel 1962, quando si iniziarono gli scavi sull'altipiano di Golfiorito, che doveva essere allagato con un lago artificiale che per fortuna non si è fatto più. E quindi io facevo il secondo anno d'università e ebbi la fortuna di essere stata accettata per seguire questi scavi. Ho conosciuto Mario Bizzarri quindi sia come archeologo, che poi siamo stati 2 mesi lì a Colfiorito, quindi è stata una frequentazione molto stretta, perché alloggiavamo lì tutti quanti, tutta la squadra. Era una persona incredibile, di una simpatia unica, di un calore umano eccezionale, e come uomo e anche bravissimo come archeologo, cioè veramente era un archeologo completo. È vero che lui aveva la passione delle vignette. Sì, c'aveva le vignette ma anche delle battute. Io ancora ricordo delle battute, degli episodi che veramente ancora le racconto spesso perché erano troppo divertenti. Poi sullo scavo, quando si sta tanti giorni insieme, capitano delle situazioni. Si ricorda qualcosa? Sì, allora, tanto mi ricordo lì, poi su questo scavo io ho conosciuto quello che poi era diventato mio marito, che faceva il disegnatore, e lui rilevava, avevamo trovato dei mosaici e stava un giorno rilevando questi mosaici in ginocchioni per terra, col sedere per aria. Lui fece una fotografia e mandò poi gliela mandò come cartolina scrivendo, e gli aveva scritto: fate i concorsi nello Stato, lo Stato dà a tutti una posizione. Ecco, tanto per dire. Poi non so, che quando una volta venne sullo scavo un alto grado militare, perché allora i soldati facevano i tiri a Colfiorito, e cominciò a esprimere tutte le sue teorie sull'archeologia dicendo delle stupidaggini enormi, e Bizzarri mi faceva cino: ma perché legge questo signore? Non legga, colonnello, non legga. Ecco, insomma, cosa di tanto che tipo era. Quindi è stato veramente molto piacevole lavorare con lui. Signora Erika, lei è la moglie di Mario Bizzarri. E, senta, c'è qualcosa che lei ricorda in particolare di Mario, qualcosa che l'ha colpita particolarmente? Ma devo dire che forse quando ci siamo conosciuti, perché avevamo un amico in comune a New York, io lavoravo al Museo d'Arte Moderna, e questo amico ha detto: quando vai a Firenze, era nel 55, vai a trovare questo amico mio. E ci sono andata, e dopo lui ha cominciato a aiutarmi a imparare l'italiano. Ha detto: devi scrivere tanto, devi scrivere le tue impressioni, che io ho fatto, e lui li correggeva. Ha detto: ma questo è bellissimo, uno sbaglio bellissimo, perché c'era una logica dietro. Non era buon italiano, ma c'era una logica che lui ha capito, perché noi abbiamo sempre comunicato in italiano. In italiano. E Mario amava anche molto scrivere. Sì, sì, e scriveva, ma io ho tante lettere sue. Io l'ho preso alcune lettere sono state presentate, cioè pezzetti, ma altri che non avevano niente a che fare con l'archeologia naturalmente non l'ho messo. Anche nelle cose di casa abbiamo visto che su nella mostra c'è proprio un promemoria per Erika. Sì, sì, perché lui era fuori molto, non era a casa tanto. Infatti non era a casa per la nascita di nessuno dei due figli. Cioè Claudio è nato a Perugia, ma lui era a Firenze da qualche parte. Lamberto è nato a Orvieto e dopo, quando è nato Lamberto, che c'è 5 anni di differenza, mi raccontava Mario che lui e Claudio andavano a spasso, e Claudio diceva: la mamma è americana, Lamberto è orvietano, tu e io siamo perugini. Così si sentiva proprio legato a suo babbo, perché per Claudio Mario era il suo migliore amico.
noi cercheremo, visto che ci fa veramente tanto tanto piacere il pubblico così numeroso, da essere brevi in maniera tale che possiate poi vedere con calma la mostra. Volevo dire semplicemente che persino a Orvieto, quando una persona, città difficile, alta e strana, come si dice, quando una persona semina bene, quando una persona raccoglie consensi, affetto e stima, beh, riempie anche la sala delle conferenze della Fondazione Faina. E questo è bello perché tante persone così non si erano mai viste davvero. E sono contento per la Fondazione, sono contento soprattutto per la famiglia Bizzarri. E davvero il mio ringraziamento a Erika, a Claudio e a Lamberto non è liturgico, è davvero un ringraziamento sentito per tutto quello che hanno fatto e dato per rendere questa mostra, che poi siete tutti obbligati, perché scappate, io dovete andarla tutti a vedere perché è davvero interessante e divertente, e per tutto questo che hanno fatto in famiglia e per quello che hanno consentito a noi di poter fare. Dunque, mi piace ricordare il professor Mario Bizzarri attraverso le parole di un importante, noto storico e archeologo che è il professor Manzuelli, già direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze negli anni 60, che diceva per la somma di varie ragioni, una ragione scientifica, etica e sentimentale, parlare di Mario Bizzarri, anzi lui diceva Bizzarri, significa parlare di Orvieto. Questo per capire, non sono io a doverlo dire, come il professor Bizzarri viene considerato a livello nazionale e in alcuni ambiti anche internazionale.